filosofia naturalmente è qualcosa che ha a che fare con il pensiero, con il pensare, col cercare di capire intanto il mondo in cui siamo, i problemi che attraversano e che determinano la società. Filosofia va interpretata come qualcosa, non un'attività astratta, ma come un modo preciso di stare al mondo. Un modo di stare al mondo problematico, critico, in cui gli eventi del nostro tempo possono essere, vanno interpretati in una chiave appunto originale, particolare, che è tipica del filosofo. Interpretar el siglo XXI desde una perspectiva humanística es el reto al que dedica su vida Roberto Esposito, un prestigioso filósofo italiano referente del pensamiento político en Europa. Su intervención en el curso La reflexión política en la actualidad de Encuentro Internacional con Roberto Esposito, organizado por el Centro Mediterráneo de la Universidad de Granada, sacó a debate cuestiones tan esenciales como la noción de poder político, la supervivencia de la democracia, la crisis del sistema y la respuesta ciudadana. Un valioso compendio filosófico para abordar los malos tiempos desde la ética y el pensamiento. Io personalmente ho cominciato inizialmente ad occuparmi di letteratura, in particolare la letteratura italiana, autori che però in qualche modo hanno a che fare con la filosofia, come Machiavelli, come Vico, come Croce. E quindi poco alla volta è nato questo interesse, questa passione per la filosofia. All'origine della filosofia c'è sempre un elemento passionale, oltre che un elemento razionale, no? La filosofia nasce dalla meraviglia. Successivamente l'interesse per la filosofia si è integrato con quello per la politica. Io in particolare mi occupo, possiamo dire, di filosofia politica, cioè del modo in cui i grandi problemi politici contemporanei possono essere, non dico risolti dalla filosofia, ma interpretati, come le questioni anche contemporanee della crisi, della difficoltà della politica, della tendenza all'astensionismo. Il rinnovamento politico, ripeto, da un lato è difficile che possa esserci in un unico paese, perché le istituzioni europee sono comuni. Gran parte delle prerogative degli stati nazionali sono passate all'Europa. Quindi un rinnovamento politico implicherebbe un rafforzamento iniziale della comunità europea. Quanto poi all'Italia, ma credo anche alla Spagna, c'è un problema di crisi di tutti i partiti politici. Tutto ciò che nasce dai partiti politici viene in qualche modo criticato, se ne avverte l'inconsistenza, l'insufficienza. Quindi un rinnovamento politico dovrebbe nascere all'interno della società. Naturalmente da parte di gruppi, di movimenti che abbiano una certa rappresentanza. In Spagna questo movimento degli indignados ha avuto una forte funzione di stimolo, non è chiaro adesso in che direzione si muova. Anche in Italia ci sono dei forti movimenti di protesta, in particolare il Partito 5 Stelle di Grillo, ma anche in questo caso non è facile mettere insieme, diciamo, un fronte progressista e democratico, perché, ripeto, la crisi di rappresentanza e la sfiducia della gente è un dato oggi molto rilevante. Quindi il rinnovamento politico da un lato è necessario, dall'altro è molto difficile. È molto difficile che possa esistere una società senza politica. Senza politica, senza che questo venga rappresentato dalla politica, tutto diventerebbe
estremamente frammentato, legato a singoli individui, a singoli gruppi. Quindi no, io non credo che possa esserci una ripresa dalla crisi che non passi anche per una ripresa della politica. Bisogna vedere cosa si intende per democrazia. Se per democrazia si intende la forma politica che dà a ciascuno la possibilità di esprimersi, che considera gli uomini e le donne uguali, che implica la fine di ogni dominio, allora la democrazia non è superabile, è il confine ultimo della politica. Se per democrazia si intende qualcosa di puramente formale, semplicemente una forma tecnica di gestione dei rapporti di forza, e allora la democrazia può diventare qualche cosa appunto di sclerotico, anche addirittura di falso. Quindi la democrazia difficilmente può essere superata da un'altra forma, ma ha bisogno di una profonda trasformazione interna che metta al centro i problemi della vita delle persone, della vita dei giovani, della vita delle donne. Ecco, se la democrazia avrà questa capacità di includere in sé i problemi della vita in tutta la loro estensione, potrà rinnovarsi. Se invece si chiuderà solamente nella gestione del potere, è destinata a finire. Io non ho una concezione terapeutica della filosofia, la filosofia come medicina. La filosofia si può cercare di guarire, ma deve soprattutto problematizzare. Quindi, dal mio punto di vista, la filosofia, più che funzione di risoluzione di problemi, ha un compito critico di far apparire i problemi in tutta la loro complessità. Detto questo, è evidente che la parola filosofica, la parola del pensiero, può in qualche modo anche indirizzare la società e gli uomini verso una certa direzione. Io non immagino che la filosofia possa trasformarsi immediatamente in un manifesto politico, però può cercare di aiutare la politica e la società ponendola di fronte ai nuovi problemi che ci sono.